gave us a lesson. E tornando alle radici della mia senso di estetica, l'estetica ritornò nel paese e nel luogo che ha donato il rinascimento. For you it's usual to taste every day remains and the meaning of essence. E per noi è comune giorno dopo giorno ricordare e assaporare quello che ci ha lasciato il rinascimento. But if you think a little bit about the place where I come from, where the two worlds are really fighting each other, you conclude one thing. The Renaissance had not left any signs of the best what was done during this period in the place where I come from. Ma se pensate un attimo al paese da quale io provengo, dove due mondi sono costantemente in contrasto, si può concludere quanto segue, che il Rinascimento sicuramente non ha lasciato alcun segno nel luogo dove io provengo. Not even architecture, not even something that is visible as a remain of history. Neanche nell'architettura e neanche in qualsiasi altro reperto visibile. So this might be why I'm so happy this time I come and I go through the corridor and I am in the middle of something that was made during the Renaissance. Credo perché ogni volta che io ritorno passando attraverso quel corridoio sono lieto di tornare in qualcosa che è stato creato dal Rinascimento. Why this is important? This is very important because I am now constructing my second city. Perché questo è così importante? È importante per me perché attualmente io sto costruendo la mia seconda città. It's the place which is called Visegrad and it's inside Bosnia or Republic of Srpska. And it's the place where there is a famous bridge based on which Ivo Andrić made the famous novel, the bridge over the Drina River. Ed è la città di Visegrad, la città all'interno della Bosnia o della Repubblica Serba, e dove vi è un importante ponte e dove Ivo Andrić ha scritto appunto il ponte sul Drina. Sulla Drina. And this, because Drina separates the two worlds from Roman Empire even before until now. But perché anyway. Che la Drina separa i due mondi dall'epoca dei Romani, anche prima. What was my point? The bridge over the Drina River was made by an Italian 17th century artist. Il ponte sul fiume Drina fu costruito da un artista italiano del XVI secolo. It was ordered by Mehmet Pasha Sokolovic, who was a man originally Serb but coming to Istanbul, becoming very known and very important person. Ed è stato poi nel mare di Sokolovic, che è un serbo, ma ha avuto un ruolo importante passando anche attraverso Istanbul. So he gives money and an Italian artist made the bridge. Quindi egli fu il mecenate e l'artista italiano costruì il ponte. Italian artist was adapting himself to make it to look like Renaissance but a little bit oriental with all the ports and with all details that are leaning towards oriental style. E l'artista italiano si impegnò per renderlo di carattere rinascimentale, però anche un po' orientale, orientaleggiato con tutti i dettagli che caratterizzano. The only sign of culture and civilization in an entire area is bridge. Quindi l'unico segnale, l'unico segno della cultura è il ponte. So the bridge becomes the only witness and the only representative of beauty and culture itself. Nothing else about. E non è nulla se non quel ponte che diventa l'unico rappresentante della cultura e della bellezza in quell'area. So Ivo Andrić, who was going to school in Visegrad, he was watching this bridge every day and he did his novel for which he was given Nobel Prize. The novel is called The Bridge of the Drina River. Il letterato Ivo Andrić andava a scuola a Visegrad e passava, guardava ogni giorno quel ponte e che lo ispirò a scrivere il romanzo Il ponte sul fiume sulla Drina. Quindi rappresenta effettivamente un momento di cultura. 50 years later, after he received the Nobel Prize, we are building on the place where the two rivers meet, and the small river is
joining Drina River on a small peninsula, we are reconstructing a city from his literature. E 50 anni dopo il conferimento del premio Nobel per la scrittura di questo romanzo, nel luogo dove i due fiumi si intersecano, si sta costruendo una città. So after four centuries of being under the Turks, 80 years are under Austrian occupation, 30 years during the Yugoslav Kingdom, 50 years during Tito, Visegrad was not given any architectural piece that could witness that there was a civilization coming one after the other. E per, dopo essere stato 4 secoli sotto i turchi, 80 anni sotto la dominazione austriaca, 30 anni di regno jugoslavo, 50 anni sotto Tito, Visegrad non ha conservato alcun segno di architettura che possa testimoniare di essere passato attraverso tutte quelle civiltà. I think it was simply comes out of Renaissance way of thinking. E quindi anche in cinema può emergere da quel modo di pensare rinascimentale. And when I'm thinking about cinema, I'm always coming out of roots in which you could have style that is recognizable and that comes out of your social, existential, and mainly formal approach to the life. E quando penso al cinema, penso sempre alle nostre radici che possono riportarci ad uno stile che ci ricordano uno stile di vita che implica l'aspetto sociale, esistenziale e anche And this is what you have in Italian way of expressing yourself in the period of Italian New Realism, which was the base for my cinema. E questo avviene effettivamente nel momento del neorealismo del cinema italiano, che è la base del mio cinema. Modernato. But deeply European. Ma profondamente europeo. Which is why I was saying all the time the story about the bridge that was very lonely. Ed ecco perché ripeto sempre la storia del ponte che era molto solitario. So this time you could imagine that the bridge came to you to Lecce here. E ora potete immaginare che questo ponte è arrivato qui, mezzo a voi a Lecce. The bridge is not stationary. Il ponte non è stabile. It's like a mobile. And I'm very happy that I could contribute to anything that frames European culture altogether. E sono lieto di poter contribuire a qualsiasi cosa che possa incorniciare la cultura europea tutta insieme. Which stands opposite from Hollywood. Che è qualcosa di opposto a Hollywood. Because Hollywood becomes dangerous today. Perché Hollywood oggi diventa pericoloso. It's like comparing organic food and junk food. Comparare il cibo biologico con il cibo senza vita. And I hope that this festival is biological. Questo festival sia biologico. Thank you very much for inviting me.